Allora, saltiamo un altro argomento. È importante a Padova, abbiamo Andrea che viene dalle Acli, il rapporto con la Chiesa. Abbiamo visto quello che è successo in questa ultima settimana con il centrodestra, se ne è parlato molto. Tra le cose che ha detto Berlusconi, oggi ha detto noi recupereremo il rapporto con la Chiesa anche con il Vio Testamento. Allora, è un rapporto preciso quello che il PD ha con i cattolici che sono nel Partito Democratico, però voglio dire, quando Prodi, lo ricorderete, ha detto io sono un cattolico adulto, forse lì qualche problema con le gerarchie ecclesiastiche cominciò. Quindi che rapporto con la Chiesa? Io veramente provo i brividi all'idea che un tema così delicato, profondo, che riguarda il confine tra scienza, cura delle malattie, vita, riguarda le coscienze dei cattolici, dei laici, si interroga sulla morte, possa essere nella testa di Berlusconi merce di scambio per riconquistare un rapporto con la Chiesa. Io mi chiedo dove si va a venire di questo passo. Il percorso verrà in Parlamento, è stato al Senato, verrà in aula alla Camera, bisogna affrontarlo in un modo sereno, non secondo l'esigenza di recuperare credibilità del Presidente del Consiglio. E farlo con la vera sfida che abbiamo nel Partito Democratico, che riguarda anche la Chiesa, cioè su questi temi, quelli che chiamiamo eticamente sensibili, che sono tutti nuovi. Le distanze derivano in gran parte dal fatto che sono temi che fino a qualche anno fa non conoscevamo nemmeno l'esistenza: l'alimentazione, l'idratazione, l'accanimento terapeutico, il confine con l'eutanasia, fuori dalla comunità scientifica, non li conoscevamo nemmeno. E quindi bisogna avere la pazienza di ascoltarsi, di dialogare, non di costruire dei muri e mettere di qua i cattolici e di là i laici. È un errore, è la prima sfida, è la più importante del Partito Democratico, perché se noi lì costruiremo un percorso di dialogo, di ascolto, di rispetto delle diverse posizioni, poi portando il partito a decidere, perché il partito deve avere un'opposizione, ma senza forzare chi non se la sente, che sia un laico, che sia un cattolico, però avendo una posizione del partito, se vinciamo questa battaglia, cioè quel muro lo abbattiamo, facciamo un servizio al Paese. Se invece quel muro diventa l'occasione per distinguersi, perché fa comodo, dentro o fuori dal partito, facciamo un danno, perché sono tutti temi troppo delicati per essere affrontati secondo lo schema della convenienza politica. È una vergogna affrontarli in questo modo. Il rapporto con la Chiesa, ma sta scritto nella storia di questo Paese, almeno per chi viene come me dalla storia del cattolicesimo democratico. E insomma è circa un secolo che si sa che in una società libera la Chiesa ha diritto di parlare, ha il dovere di intervenire, parla di tutto. Non è che di alcune cose può parlare ed altre no. Interviene nel dibattito politico, in tutto il mondo, nel dibattito sociale, anche nelle scelte legislative. Qui anche nel nostro campo dobbiamo toglierci un po' quell'atteggiamento un po' contraddittorio, per cui se la Chiesa o i vescovi italiani dicono una cosa che non ci piace sulla procreazione assistita, mentre il Parlamento legifera, si grida l'interferenza. Se dice una cosa che a noi piace molto sulla legge sull'immigrazione mentre la discute il Parlamento, applausi e consensi. O è un'interferenza sempre o non è un'interferenza mai. Io penso che non sia un'interferenza, perché c'è una regola base che conosciamo e che noi rispetteremo sempre. La Chiesa fa sentire la propria voce, richiama i fedeli alla coerenza con certi valori, poi nel momento delle scelte come legislatore o come amministratore, ogni cittadino e anche ogni cittadino cattolico decide nel principio dell'autonomia delle scelte politiche e nel rispetto del principio sacro della laicità dello Stato.